23 dicembre del 2020, nella piazzola di un autogrill di Fiano Romano, un insegnante documenta l'incontro tra Matteo Renzi e un agente dei servizi segreti, Marco Mancini. L'appuntamento riservato dura 40 minuti e avviene nel pieno della crisi del governo Conte, quando il tema dei servizi segreti è una delle questioni di attrito principale all'interno della maggioranza. L'agente segreto che partecipa all'incontro con il politico è da tempo in lizza per una nomina di peso all'interno degli apparati di intelligence. Il 3 maggio scorso, Report ha trasmesso in esclusiva le immagini e ha cercato di fare chiarezza sulla natura di quell'incontro. Però non mi ha detto che cosa vi siete detti con Mancini. Come le ho detto, dovevo vederlo qui, mi doveva portare, si figuri, i babbi, che sono un bellissimo wafer romagnolo che il dottor Mancini mi manda tutti gli anni e che io mangio in modo molto vorace. Dei babbi però nel filmato non c'era traccia, quindi ci fidiamo. Ora, dopo che il Report aveva documentato questo incontro all'autogrill, è scattata l'indagine del COPASI, del Comitato di Controllo Parlamentare sui Servizi. È stato audito l'ex direttore del DIS, Gennaro Vecchione, che è stato poi anche sostituito. È stata diramata una direttiva che vieta, senza previa autorizzazione, agli agenti segreti di incontrare politici, magistrati, giornalisti. E poi è stato prepensionato lo 007 Marco Mancini. È rimasto invece il segreto sulla natura dei colloqui tra l'ex premier e lo 007. Dopo aver sentito la versione di Renzi e quella dell'insegnante che ha documentato l'incontro all'autogrill, non poteva mancare quella di Marco Mancini. Il nostro Giorgio Mottola è tornato all'università. Quattro mesi dopo la nostra puntata, ritroviamo l'ex agente segreto nel porticato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pavia. Marco Mancini, buongiorno, sono Giorgio Mottola di Report. Perfetto, finalmente ci conosciamo di persona. Sì, lo so, finalmente per lei. Posso andare in bagno? Sto provando. Certo, certo, ma si figuri se mi frappongo fra lei e il bagno. Allora, il signore cosa sta facendo? Sta facendo le riprese. Nei mesi scorsi Marco Mancini non ha mai risposto alle nostre richieste di intervista. Neanche in Parlamento Mancini ha mai fornito una spiegazione convincente sulla natura dei suoi colloqui con Renzi in autogrill. Volevo chiederle di questo incontro con Renzi, ma che cosa vi siete detti? Sono qui per una lezione universitaria, certo, io la so. Ringrazio moltissimo e non ho nulla da dichiarare. E questo l'ho capito, però le posso chiedere come mai non vuole spiegare che cosa si è detto con Renzi? Sono qui per una lezione universitaria. La lezione universitaria che Mancini sta tenendo a Pavia è sul segreto di Stato, un seminario per gli studenti organizzato da un professore dell'Ateneo, Alessandro Venturi, anche lui una vecchia conoscenza di Report. Venturi è infatti presidente del Policlinico San Matteo, su nomina di Attilio Fontana, e in questo ruolo risulta indagato per la vicenda dei test sierologici da 2 milioni di euro comprati dalla Diasorin. Penso che sia anche una grande opportunità per gli studenti, questo è il motivo per cui... Beh, assolutamente, anche perché diciamo è parte in causa rispetto al segreto di Stato lui, è proprio quindi grande parte in causa. Incontrare anche le persone penso che faccia parte dell'università, no? Sull'argomento Marco Mancini è senz'altro molto preparato, visto che il segreto di Stato lo ha salvato in due processi. Lo 007 dell'AISE era rimasto coinvolto nello scandalo Telecom Pirelli e nel sequestro Abu Omar. In entrambi i casi, governi di centrodestra e di centrosinistra hanno posto il segreto in suo favore. La Corte europea dei diritti dell'uomo, il massimo organismo giurisdizionale europeo, ha condannato il governo italiano a risarcire i danni per l'uso del segreto di Stato che in quella vicenda venne utilizzato per in qualche modo procurare l'impunità agli italiani. Dottor Motta, io la saluto e la ringrazio. Ma dottor Mancini, anche io la ringrazio, però io non posso non chiederle che cosa vi siete detti con Renzi, visto che ci sono state anche delle importanti conseguenze. C'è stata una riorganizzazione dei servizi dopo quello che è successo. L'incontro con Renzi è stato considerato illegittimo o quantomeno inopportuno. C'è stata assolutamente, lo prendo molto molto volentieri. L'ultimo caffè che Mancini aveva preso all'autogrill di Fiano Romano era stato particolarmente lungo, 40 minuti. Il nostro è decisamente più ristretto.
non è buono per fare. Non è granché. È vero? Non è granché. Io preferisco dolce la vita. Non è? La vita Mancini la preferisce dolce ed è forse per questo che regala wafer romagnoli ai politici. Oltre a Renzi, risultano infatti i suoi incontri riservati anche con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Che anche questi incontri con i politici non sono stati esattamente considerati opportuni anche dalla sua struttura, no? Lei è dovuto andare in pensione dopo la storia di questo video con Renzi. Ci chiediamo... Andiamo vicino al professor Ventura. Va bene, andiamo vicino al professor Ventura. Quello che tutti quanti si sono chiesti, se stava parlando di governo, se lei era alla ricerca di una sua promozione. No, perché tutti dicevano che lei voleva diventare vice capo dell'AISE. Si è visto la trasmissione, immagino abbia visto, Renzi disse c'è stato uno scambio di babbi. È così? Lei su questo che cosa dice? No, non mi faccio. Siamo all'università, davanti a un professore non può fare scena muta. Ti ho detto anche che non intendo parlare e lei sta continuando. Non posso che fare altro perché sono dei fatti che riguardano lei che sono di grande interesse pubblico, dottor Mancini. L'Università di Pavia ha perso come docente un ex magistrato come Armando Spataro, che si è dimesso per polemica, in compenso ne ha acquisito uno nuovo, l'ex 007. Ma perché il nostro Giorgio Mottola è andato a disturbarlo mentre svolgeva una lezione magistrale sul segreto di Stato? Perché quest'estate si è consumato un paradosso. Dopo Renzi, anche Marco Mancini, attraverso il suo avvocato, ha chiesto a Report di consegnare tutti i documenti detenuti sul caso Mancini-Renzi e ha anche precisato che solo dopo averli acquisiti e dopo averli potuti visionare, deciderà cosa presentare ai fini di una querela. In particolare chiede di acquisire ogni informazione che i giornalisti di Report hanno ottenuto per mail, attraverso messaggi social o in altra forma, scritta orale, dal 1 gennaio in poi, e tutte le informazioni che sono state ottenute dalla redazione o dai singoli giornalisti, ottenute attraverso dialoghi, contatti con le pubbliche amministrazioni o enti privati che abbiano riguardato appunto il caso Mancini. Poi chiede a tutti i documenti che abbiamo ottenuto in questi mesi e utilizzati per la messa in onda del filmato. Ecco, lo 007 che si è appellato più volte al segreto di Stato e grazie al quale si è anche salvato, ora chiede ai giornalisti di svelare il segreto professionale. Fantastico, viva la libertà di stampa. E ora